Il MIUR ci dice che, cioè non è che lo dice a noi, ma lo dice alle scuole, che sono sospese i viaggi di istruzione, i viaggi, le gite scolastiche a data da destinarsi o da ricollocare a fine emergenza nell'arco dell'anno scolastico. Molti istituti hanno, non so se hanno letto, sicuramente le hanno letto perché non credo che non l'abbiano letto, però hanno annullato, hanno proprio cancellato i contratti in essere. Fabio Moretti, titolare aretino di una delle aziende maggiori di trasporto persone, ci racconta del momento che sta vivendo. I pullman sono all'interno del garage, i dipendenti sono fermi. È uno degli effetti della direttiva ministeriale che ha bloccato tutte le gite scolastiche. Sono state in realtà sospese, ma alcuni dirigenti le hanno addirittura annullate oltre la data dell'ordinanza ministeriale. Qualcuno ha già cominciato a disdire anche per il mese di aprile, quando ancora non è. No, non c'è nessuna direttiva per i mesi successivi, dopo il 15 di marzo, quello sì. Quanti? Ma per ora siamo sull'ordine di 2-3 istituti, però non ci meraviglieremo se arrivassero altre disdette per il mese di aprile. Sperando che poi dallo Stato ci vengano riconosciuti degli aiuti a livello di sospensione leasing, mutui, perché tutte le aziende hanno acquistato autobus nuovi e insomma sono investimenti molto molto grandi. Noi abbiamo 6 autobus, abbiamo 7 collaboratori, 8 qui in ufficio e 9 con me, e siamo tutti impegnati nel campo. Naturalmente stiamo cercando di far fare le ferie, di sistemare gli autobus, abbiamo cominciato a chiedere informazioni per sanificare gli autobus. No, non siamo obbligati a farla e stiamo valutando questa cosa proprio per dare Un servizio in un più. servizio in più, una garanzia in più, una tranquillità in più ai clienti che montano all'interno degli autobus. Oggi chi lavora? Oggi lavorano solo le aziende che fanno servizio TPL, trasporto Quindi voi? pubblico. Noi no, noi non abbiamo linee, non abbiamo trasporto scolastico, facciamo solo turismo. La ditta è aperta dal 35, io sono la quarta generazione che fa questo mestiere e ci siamo sempre dedicati al gran turismo. Mai successa una cosa del genere? No, io da che mondo è mondo no. Non Io sono ricordo. 25 anni che faccio questo mestiere, purtroppo mio padre è morto 2 anni fa, di conseguenza, però non ho ricordanza di una situazione in questa maniera. Abbiamo passato momenti brutti, abbiamo passato crisi, però crisi normali economiche del paese, però crisi sanitaria in questa maniera, proprio con un blocco totale, mai, mai, veramente. Io mi auguro che cambi velocemente il vento. Ecco. Cambi velocemente il vento, vogliamo essere positivi. Ci vuole positività, non ci vuole negatività, perché se no veramente chiudiamo il portone e andiamo a casa. Questa è una causa di Beh, forza sì. maggiore, di conseguenza Ma non è puoi dire ovvio. no, nella speranza che il cliente torni quando e se sarà passata, per poter riprogrammare il viaggio e la visita. Si spera che siano spostate e basta.